Allora, direi ci risiamo un'altra volta. Quando il nostro paese viene coinvolto in delle crisi importanti, vuoi quella epidemiologica, vuoi quella adesso, quella economica, viene chiesto alla scuola di adeguarsi, di fare il proprio sacrificio. Questo non può essere accettato così in maniera improvvisa e senza un dibattito, di confronto. I sindacati bocciano la settimana corta nelle scuole o il sabato in DAD. Se la maggior parte degli istituti adotterà questa formula, Fabiola Ortolano, segretario regionale UIL Abruzzo Scuola, chiarisce che il governo non può sacrificare la scuola stessa e che se il problema energetico c'è e il caro bollette pure, si potrebbero adottare soluzioni alternative. È pur vero che, in base alla legge dell'autonomia, le scuole singolarmente possono scegliere di adottare il regime della settimana corta, quindi su 5 giorni di somministrazione di lezione. Ma questo viene fatto attraverso dei passaggi degli organismi competenti della scuola stessa, in primis il Consiglio d'Istituto. Se non è stato fatto in alcuni istituti scolastici, vuol dire che queste esigenze non sono funzionali alla settimana corta, quindi imporglielo sarebbe appunto un sacrificio. Inoltre, per quanto riguarda la DAD, la didattica a distanza da adottare il sabato. La didattica da remoto ha prodotto delle discriminazioni durante il periodo ed era un elemento appunto emergenziale, cioè o quello o niente. Adesso usarla in questo momento ricadremmo in un privare gli alunni di stessi diritti, mettere famiglie in difficoltà lì dove nel privato lavorano il sabato. Magari il governo potrebbe trovare soluzioni alternative, prosegue. Come potenziare, nel senso di green economy, quelle che sono le risorse degli edifici scolastici, oppure anche su forme di finanziamento, magari con la tassazione degli extra profitti delle aziende che ne hanno. Ma come cambierebbe l'organizzazione all'interno di una scuola? Ma con la settimana corta la problematica riguarda il fatto che, siccome poi le ore da somministrare sono obbligatorie, perché il Ministero prevede un monte orario per ogni ordine di scuola, che gli alunni dovrebbero restare molte più ore. Quindi intanto un affaticamento per gli stessi, poi per le famiglie che chiaramente dovrebbero riorganizzare il proprio modello di conciliazione vita, famiglia e lavoro per poter riprendere i figli in orario protratto anche nel pomeriggio. Infine anche i mezzi di trasporto, che chiaramente si dovrebbero riadeguare a una nuova situazione, il che potrebbe anche andare a determinare qualcosa sulla condizione dei lavoratori, in quanto si deve prevedere con una settimana corta anche il momento per fruire del pasto. E durante il pasto c'è un problema legato alla vigilanza, i collaboratori scolastici da soli non potrebbero vigilare su tutti gli alunni, quindi bisognerebbe richiamare i docenti al servizio.